Ciao amici di YouTube, qui con voi è Sciale Boom. Oggi ragazzi siamo in un nuovo video. Oggi ragazzi, domenica, ore 12:30, una bellissima giornata. Bella, bella, bella. Buona domenica a tutti, si gioca a Napoli-Frosinone. Una partita importantissima per la classifica del Napoli. Oggi ragazzi, è ritornato. Sono qui, di nuovo qui. Ufficio Sciale Boom. Sono di nuovo qui. Il Ditta. Eccomi ragazzi, un applauso. Colui che stava rompendo il divano. Ma è qui. E invece c'è Franco, mi ha perdonato, ha detto se non porti i dolci dove faccio? Sì, ho portato i dolci e stiamo a posto. E mo ci dici pure come fornisce Napoli Frosinone. Raga, Napoli Frosinone, il mio pronostico per questo match è 1 più multigol, 1-4, che è un range di gol che da tutte le sicurezze che mi servono, massimo 4 gol possono fare, escluderei 5 gol. Il Napoli deve vincere assolutamente, quindi alla quota che è per me a tanto valore. Grazie mille per il tuo pronostico, Fabio. Siamo anche in compagnia di Nicola e di Chef Franco. Vogliamo dire spallo. Si cambia, Chef. Vediamoci la partita. Non dire niente. 3-0. 3-0. C'è un po', dai. Dai. Inizia Napoli Frosinone, forza! Non c'è Juan Jesus, gioca Ostigard, non c'è Ngonghe, non c'è Olivera, non me lo fotto proprio, mamma mia. Siamo con tutti i cibri. E un suo cavo, perché cavo che sei lui, questo fanno 80 gradi, squagliamo per la vincita. A Sparta salta a secco sotto i piedi. Bravo, gestisce Luca Modric. Non esageriamo, però ci dobbiamo esaltare con quello che abbiamo. Vieni a casa. Bravo. Tagliala. Victor! Come fai? Osimhen non fa gol. Le piazzate. È caduto. Sta andando alla gol. Vai. Buono. E gol! Gol! Ammadrà! Che fotte sto qua? Aiuto Politano e sta fa tutti i domenici secondo me. Infatti sì, perché ce l'ha. Ma chi le fa una nutrire una volta ogni cena? Ma hai fatto un bello gol, Che gol che hai fatto? Bravo Matteo. Andiamo, Arone Piazzale. È andato! No! Non segno mai. Ma hai fatto una cosa bella, qua, vado qua, va. Scendi un altro po'. No, frate, vai. Aiuto, qua. Non è molto interessante. No. Wow, rigore, aiuto. Non ci credo, che tira. Oggi non lo tocca proprio. Ma non lo tocca. Ma che ammonisci? Ma non lo tocca. Ma brava, non lo tocca proprio. Dai, mi ha detto, dai. Ma che sbaglio. Oggi ci vediamo. Parte Politano, seguito da Occoli. Palla limito, si mette. Bravissimo. Eh beh. Ma segnato! E dai! Ma bravo, pallone Arind! Ma direi prima! Ma segniamo, autore. Mannaggia! Finisce il primo tempo. Ragazzi, potevamo stare anche 2-0, 3-0. Bravo, Valenzio. No, l'importanza è che vinciamo. Mamma, 8 secondi come. Che non possiamo rischiare.
Dai. Ora sì, tutto buono. È iniziato il secondo tempo. Dai, Napoli, vai. Martellano. Bello, bello. Ma no! Era forte, sì. Oh! Era mi sono capito, era mi sono capito. Grazie di qualità. Gol! Turati! Palla, porti! Ya, Turati, vai tu, ya! Tiglio giù! Per prendere lo podcast e quindi limitando, no? Attenzione, errore, attenzione, che tira, porta la che tira! Ma già detto prima di fare, speriamo che avere... Non va nessuno a salutare. Vai giù! Ma è impossibile mai! Sbraccia di 3 minuti fa, ma io come ci fa? Io non lo so questo puttino, ma se andiamo a guardare nel passato, ha fatto sempre errori, sempre errori. Tu fai lo rigore e poi mi fai l'errore e merda, ma io non lo so, non mi ricordo che bomba perde per fare una parecchia partita, ma guardi che errore madornale. Ma io non lo so, mannaggia che lo pornuto. Mannaggia! Ma come si fa? Ma come la gente di minuto fa? Cioè si allontana dalla porta. Merito a Meretta, sperando che fuori ci sono. Ma che cazzo veramente? Ma io dove è andato a Napoli? Ci scassato un cazzo! Ma non ci scassato un cazzo! Ma sto portiere è merda, cioè... Ma proprio una cosa incredibile, con l'embro fai che con l'interno fai, ma non ci rompere coglioni! Ma non ci rompere il pallo, veramente! Tu devi a parlare per un motore! Quattro allenatori, troppa manchina, nessuno fa quel gol lì. Cioè, capi che dico? Ho sono ordini dall'alto, cari, a dare qua. A questo punto sì. No, sono ordini dall'alto, a dare qua perché la mamma va, a dare qua. A questo punto, per questo punto di sì. Perché non è possibile che De Rossi arrivava alla Roma e Buttoni Patrizio. È avuto ragione. Arriva, è avuto ragione. Ha avuto ragione. Allora, questi qua sono raccomandati. Che chi sia anche nazionale e sei anche qua. Uno che fa sta errore. Dopo convocato. Ma quando esce? Ma tu devi uscire. Ma come fai a uscire? Tu devi uscire. Ma ce la voglio ammavarlo. Ma non sa voglia, ma cioè, ma come fai? Ma come fai? Ma non dà sicurezza. Ma come fai? Perché non ti devo capo ora un po'? È normale che mostra capo ora un po'. Palle di mezzo, avete stato dal volo Paraschelia. Oh! Stai fuggendo, ecco. Stai fuggendo per 6 metri. Dopo l'imbandaggio! Ecco! Ma non è fuori ciò, siamo sicuri? Ma se lo non l'ha no, se è fuori gioco. No, ma per me non è fuori gioco. Se non è fuori gioco, sta giù con me, è fuori gioco vicino a me. Vai giù, sembrava. Mi sei gol, vuole forzate zitto. Vuole forzate zitto. Spero che sia. No, è buono, è buonissimo, è buonissimo. Sì, sì, sì. Dai! Ma è un punto d'oro. Tu sta zitto. Non mi devo fugare un po'. Tu stai zitto. Vai Osi, vai Osi. Vediamoci. Vamo! Squaglio. Può andare un lancio, non garra. Squaglio proprio. Attento. Lo giuro. Che tira, rete! Che tira! Doppietta dell'attaccante di proprietà del Napoli. 2-2. Disaffetta la riposta del Napoli, no? Perché che sa di merda. Mani Meretta. Io non l'ho voluto dire, sennò diventa troppo voglio. Però Meretta ha fatto. Meretta, un lancio che ha fatto Meretta, ha sbagliato, guarda, ma non ha fatto Meretta. Guarda, Raccomare. Ma Raccomare se ne è chiuso proprio. Cioè non lo vede proprio l'attaccante. Io ci sono una doppietta che dico. Voglio doppietta che manca una punta. A me piacere. Prossima linea di palla sul secondo palo, sponda palla sotto porta, arriva Secchio! Guagliù! E Meretta fa qualcosa di incredibile! Guagliù! Non è riuscito Secchio a colpire di testa, ha colpito di spalla! Ha preso col piede! Ma arriva Cimarini, Guagliù! Ma arriva con mamma, come giochiamo? Ma dalla buona posta! Poi come ci... Ma come mi guardo qua? Lui visse una vergogna! Lui visse una magna! Che se ne fa l'arbitro? Ne fallo nulla! Ma chi ce l'ha data? C'ora loro! Ma che? Una caccia a sta canna! A cercare Osimhen che
Mamma mia, mi si morto! Mi si morto! Perché? Tira! Ma tu l'hai blocca! Tu l'hai blocca! Il Barzellet! Ma ho fischiato! Ma ho fischiato sta partita! Allora, chiunque viene a Napoli viene a dettare legge. Un simulacro buono e ci viene la punizione. Un simulacro buono e niente. Io non lo so. Ma ragazzi, tu non pago uscire questa partita. Un due scultori. La squadra di Serie C viene a pigliare. Io ho pareggio a Napoli. Ma capito? E trimmi in banchina, e via. Tra Napoli un rival e trimmi in banchina. E ad affatica la camera. Ma non ti muoiate sotto la tribuna. Sotto il cubo ad appigliare. O l'insultato in su, vergognatevi! Mettetevi una rumenica buona e 10 malamenti! Ma che te ne mangi? Dice, ci calpestiamo con i piedi nostri, con le nostre mani, solo noi! Non ci solo noi! Non per merito degli altri! Perché il Frosinone è venuto a Napoli non per vincere la partita, il non per amareggiare! Il Frosinone è organizzata come squadra, stop! Si vediamo pareti. Siamo noi che ci hanno fatto fare i punti. Non siamo noi che si mangia la gente. E mo ne andrò sotto il cu. Ma tu ne sei pobre sotto la curva. Qua la faccio, tu ne sei pobre. Ma comunque vogliamo parlare. Ma che te ne mai parlare? Ma io comunque già me ne dammo niente. Ma ci ne credi, lo voglio. Ma poi ci fanno pure illudere. Non campo 50.000. E si vince in moggio. Abbiamo fatto un ragionamento. Ci mettiamo. Ci abbiamo messo in doccia S. Ciamma mettere! Facciamo i ragionamenti, ma che te ne immagini? Ma che te ne hai ragionato? Questi qua tu! Non ci ambra da niente, e qua tu non funziona, non è e manca la conferenza!